Sì, buonasera. Mister, nostra situazione da Ciperugia.com. Ah, mister, commentiamo una nuova, purtroppo una nuova sconfitta da parte del Perugia. Ha messo molta forza di volontà, anche generosità, ha avuto le sue occasioni come del resto il Como, però purtroppo è il Como che ha segnato, poi noi siamo a ritrarci nuovamente. Purtroppo la realtà è questa, però la cosa più importante è che oggi ho visto, soprattutto nella prima parte di gara, la squadra compatta, la squadra aggressiva, la squadra che cercava in tutti i modi di andare a far gol. Poi ci sta nel calcio che un episodio del genere abbia premiato loro. Poi dopo, appunto, nella seconda parte della gara, in cui avevamo già troppi ammoniti, che abbiamo cercato di cambiare, la volontà e la voglia c'è sempre stata, ma la lucidità di creare quelle situazioni, come avevamo creato il primo tempo, in cui Di Carmine avrebbe potuto sicuramente con un po' più di fortuna, di precisione, avrebbe potuto fare gol su quella palla che ha chiuso in diagonale, che se c'entra la porta è gol, oppure sulla palla di Luperini che non riuscì a schiacciarla ma l'ha solamente sfiorata. E invece nella seconda parte di gara facevamo troppa fatica a mettere questi tipi di palloni. Senta, sugli errori mentalità o anche tecnici, visto anche sul gol? No, più che altro ora il momento è difficile perché l'autostima si abbassa, perché loro veramente ci hanno messo il cuore, hanno fatto una partita mettendocela tutta, cercando in tutte le maniere di venirne a capo di questa situazione. Sicuramente non è facile, però abbiamo solo una strada, quella di credere in quello che facciamo, come ho detto ieri in conferenza stampa, perché dirlo ora sembra utopia. Non bisogna guardare le cose con gli occhi, cerchiamo di metterci sempre il cuore, che poi pian piano, quando noi impariamo anche a giocare la palla in un certo modo, invece di tre situazioni importanti possono diventare sei, e su sei poi c'è più possibilità di far gol. Senta, un'altra domanda, lei crede ancora ovviamente nella possibilità di risollevarci questa bruttissima posizione, perché siamo ottobre. Io sono due partite. Sono due partite che faccio, se poi dopo due partite è una situazione così allarmante, voglio dirti, no, non riesco a capire. Posso capire l'apprensione, le preoccupazioni, però se vogliamo trasmettere tutte queste preoccupazioni alla squadra, vi dico, la squadra non è in grado di reggere questo tipo di pressione negativa, perché sono ragazzi che poi vanno in difficoltà. Noi dobbiamo cercare di mettere la qualità nel nostro lavoro, sperando di cominciare a fare qualche vittoria, perché sicuramente quella poi ricrea quell'autostima che poi le cose ti vengono meglio. Però, ti ripeto, io in tanti frangenti ho visto il Perugia giocare nella maniera a cui mi piace a me, molto aggressiva, molto corta, molto sugli anticipi, abbiamo preso tanti rimbalzi. Questi rimbalzi che noi rubavamo, dovevamo essere più bravi a fare delle giocate importanti. Mister, buonasera, sono qua. Riguardo proprio all'aspetto psicologico che hai menzionato, no? Io ho notato una cosa, una delle più dettagli, quando è uscito lì ieri, l'essere preso sotto braccio, no? No, no, non so cosa gli stava dicendo, però sembrava quasi come un simbolo, no? Una squadra che va risollevata forse. Certo, perché è un ragazzo che anche lui vive di autostima, vive di fiducia. Gli ho detto che lui ha fatto, in fase di non possesso era stato bravissimo, si era sacrificato, aveva fatto tutte le cose giuste. Solamente in fase di possesso uno bravo come lui deve essere più incisivo, no? Quindi erano già passate quasi un quarto d'ora del secondo tempo, qui ha avuto proprio due minuti prima con la palla ad andare, che avrebbe dovuto insistere lì, che invece l'ha giocata in maniera frettolosa, che l'abbiamo persa, perché quella è un'altra situazione importante sui piedi di un giocatore come lui. E perché? Perché anche lui magari è stanco, in questo momento non ha fiducia, però è un giocatore per il Perugia, è un giocatore importante. Per il cammino del Perugia lui deve sapere di non perdere mai la stima, la fiducia, perché io gliela darò sempre, perché è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che ha grosse qualità tecniche e deve continuare a lavorare come sta facendo. Poi anche lui, la sua condizione crescerà, e poi in base alla squadra, le situazioni, se riusciremo, come speriamo, di vincere prima possibile le partite, sicuramente le cose le vedremo in un altro modo. Senta,
passaggio, lui è il passaggio sbarcante giusto, è passato un momento giusto, perché forse appunto c'è questa tensione anche il cuore in pista, che ha fatto fatica per tre volte in questa recuperazione, e danno via subito la palla per cercare di andare avanti, senza magari ragionare, no? Cioè c'è questa tensione della situazione pesa sulla testa del giocatore. È normale che è così. Anzi, vorrebbe dire che non saremmo in fondo alla classifica se non avessimo questo tipo di preoccupazione. Proprio questo modo di pensare ti porta a fare le cose e a ritrovarti in fondo. Però, come ti ripeto, c'è solo una soluzione: mettere qualità nel lavoro settimanale e la domenica fare come oggi, metterci sempre questa voglia, questa determinazione, e poi dopo le cose, prima o dopo girano. Lei non molla, giusto? Non vuole mollare, giustamente? No, per mollare ci vuole delle persone che mi rompano le scatole, perché io voglio fare l'allenatore e vivere bene. Quindi non voglio vivere come giocare le bocce, perché sapete il mio obiettivo è molto più grande. Voglio che la classifica si capovolga, però voglio dirti, io con i ragazzi le sconfitte non mi fanno paura. Come ti ripeto, io cerco di accompagnare questi ragazzi verso un percorso che sicuramente li può far esprimere e trovare risultati. L'importante è che nessuno si prenda paura o nessuno crei delle situazioni in cui io mi devo assumere le mie responsabilità, tutto lì. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto questa settimana e rigiocare come abbiamo fatto oggi, cercando di migliorare quelle situazioni di gioco che oggi non siamo stati in grado di far bene. Tutto lì. Qualcosa in particolare da correggere, visto che fino al gol abbiamo giocato abbastanza bene, poi dopo un po' la squadra si è persa. Quindi qualcosa di mirato dove andare a lavorare? Bene, noi ci è mancato il possesso palla. Possesso palla non facevamo delle giocate trovando questa aggressività, trovando questo coraggio, bisogna mettere più palle pericolose, ne abbiamo messe troppe poche, e i ragazzi lo sanno, glielo ho anche detto, però gli ho detto la strada è questa, c'è da soffrire, però non molliamo assolutamente.